Ci può spiegare come funziona la sua presenza, la vostra presenza, che cosa fate davanti alle scuole? Ma, guardi, in un certo qual modo la nostra presenza consiste nel essere a disposizione per l'attraversamento eventualmente dei bambini, per invitare qualche genitore che lascia la macchina fuori posto a spostarla, e cerchiamo nel nostro meglio di aiutare anche quando ci sono i vigili urbani nelle uscite e entrate delle scuole. Ecco. È un servizio fatto da ex agenti, per cui c'è abbastanza familiarità con il lavoro. L'abbiamo fatto per tanti anni in servizio, cerchiamo di farlo ancora adesso, diciamo, da pensionati, per non sentirsi inutili, ecco. Ma a parte il discorso del traffico, ovviamente controllate anche che non ci siano facce troppo sospette, diciamo, vicino ai bambini. È già capitato qualcosa del genere? Diciamo che effettivamente dove ci sono i volontari queste cose qui non avvengono, perché probabilmente proprio la nostra presenza allontana qualcuno o qualche malintenzionato. Non abbiamo avuto ancora modo però di intervenire in merito, per il momento no. Quindi già solo la presenza però è un deterrente? Senz'altro, la presenza praticamente della gente con la pettorina è visibile, è quasi sempre fisso, diciamo, alla stessa scuola, quindi è conosciuto sia dai genitori che dai bambini che dagli insegnanti, e poi è fatto proprio come un servizio sentito per la comunità. Siete una cinquantina, riuscite a organizzarvi su tutte le scuole del territorio? Beh, diciamo che una cinquantina, però non sono solo, diciamo, sulla carta, perché in effetti si gira con una ventina di persone.